che a cui tengo moltissimo. Come sapete, noi abbiamo recuperato nei sotterranei della RAI una macchina del tempo che abbiamo usato anche l'anno scorso per andare a scoprire come vivevano le donne del passato. Ecco, questa sera andiamo indietro, ma parecchio indietro, fino alla guerra di Troia. E la nostra intervistata è niente po' di meno che Elena di Troia! Vediamo! Eccola qui! È lei! Elena! Elena, mi sente? È lei? Sì. Lo diceva Omero che era bionda. Sì, poi ho scurito le sopracciglia. È chiaro. Che sta succedendo? Cosa sta succedendo? Infatti, qui si stanno ammazzando tutti. Per la guerra tra Grecia e Troiani, immagino. No, per il torneo di Burraco. No, certo, è per la guerra. Ma è tutta colpa mia. No, guardi, non è così. No, veramente. Si tiri su. Ah, no? No. E allora chi è stata a farsi rapire da Paride scatenando le ire funeste di mio marito Menelao? E tra l'altro a me mi piaceva Ettore. Ma appunto, scusi, l'hanno rapita, costretta. Che c'entra? Non l'ha deciso lei. No, scusi, io avrei potuto evitare di farmi quella dannata treccia. Che frivola sono stata. Sì, ma guardi che non è colpa della treccia. Veramente, non c'entra niente, non faccia così. Non è colpa della treccia. Ah, dice che è per via del pebro succinto? Ma no! Allora, è il trucco smoky? Smoky eyes? Ma non è per quello, diciamo una volta per tutte, che se un uomo fa del male a una donna, non è colpa della donna, è sempre colpa degli uomini. No! C'è un applauso! Altrimenti, quel vecchio di Menelao non mi avrebbe scelta come sposa quando era ancora una ragazzina, che tra l'altro prima mi aveva rapita pure Teseo. Appunto, ma la rapiscono tutti, questi la prendono, capito? Beh, è anche comprensibile. Sì, no, certo, lo capisco. È tutta colpa di quella maledetta figlia di una spuma! Ma chi? Afrodite, ma è lei che mi ha fatto diventare la più turbofiga del Peloponneso. Sì, questo, però, guardi, non incolpiamo gli dèi, che poi nascono i fondamentalismi, ci sono altre guerre, la prego. Scusi, però, lei che sta avanti, no? Sì. Lei che sta proprio avanti. Ma sta storia di Troia prima o poi finisce? Certo che finisce, come no, per carità. Però ne abbiamo poi tante altre di guerre, capito? A catena ce ne saranno un continuo. Tipo? Tipo, adesso lasci stare, la Palestina, Israele, tutto. E chi ha rapito la moglie di chi? Ma no, guardi che oggi è più complesso. Non è proprio... No, ma qui da noi è più semplice. Sì. Cioè, ti voglio fare la guerra, ti rapisco la moglie. Però è normale che chi ci va di mezzo sia sempre le donne, no? Io ci avrei scommesso su sta cosa, perché... Ah, sì? Sì. Quanto? In che senso? Vuole scommettere, Serena? Ma che c'è? Guardi, il rapimento di Io, figlia di Argo, re dei Persiani, è dato a 2. Mentre invece il ratto d'Europa è più difficile da azzeccare. Ma non è possibile, che ci avete la SNAI? L'antica Grecia. Sì, Naikonos. Scusi. Beh. Ma non ho capito... Pensi che il rapimento di Daphne, sì, che è un'amica mia, è dato 1 a 25. Ammazza. Infatti mi è caduta in depressione sta poraccia, perché chi la rapisce a quella? E il suo invece? Ah beh no, io ero data alla pari. Ma che fai, contenta, scommette sui rapimenti? Ma non è bello? Ma guardi che è legale, Sì. Adesso c'è pure il turno infrasettimanale. Ma no. Che infatti non si sa mai quando te rapiscono, magari pure del lunedì. No, scusi, assurdo, ma sei ribelli. No, le donne quotate come se non avessero nessun valore, ma le pare possibile? Ma perché da voi sono quotate come gli uomini? No, adesso proprio come gli uomini? No, c'è ancora il gender gap. Pregos? No, lascia stare, è una cosa che adesso è difficile spiegare. È una storia lunga, non importa, Elena. Chi è? Chi arriva? Sento rumor. È giunto un corriere. Chi è? Mercurio alato? No, Amazon Prime. Scusa, Amazon Prime. Che cosa c'è? Cosa ha ordinato? Scusi. E chi se lo ricorda? Io ho riempito il carrello. Dunque. Guardi. Che cos'è? È incartato. Però a occhio e croce a me mi pare un cavallo. No, non apra, non vada. No, scappi via, ma scappi. Ma dice che è un regalo. No. A cavallo nato non si guarda no. In bocca. No, guardi che succede un macello, la riportano da Menelao, lo giuro. Se non senza la catena, ci sarà pure il ratto delle Sabine, la prego.
Non lo apra! Oddio, io ho un'amica che si chiama Sabrina, che mi devo preoccupare? Parecchio. Sabrina Impacciatore! Vieni qua! È scappata! L'hanno rapita! Volevo fargli fare un applauso!